E bella a tutte voi ragazze e ragazze e benvenute in questo nuovissimo video. Io sono il vostro vero Master King e come vedete qui siamo dall'ambiente, siamo qui sopra Unity. Allora, qui come potete vedere, diciamo già dall'animazione, già ho creato il progetto e sono in Unity 2018.2.17F1 e quindi in questo caso vi spiego il funzionamento dell'applicazione di base. Come vedete già sto sopra con la manina che vedete sta lì in alto a sinistra e comunque se non vedete in questo caso la camera è perché appunto io ho registrato, ho convinto di registrare, ma c'è stato un problema con il salvataggio dati, quindi sto registrando in seconda battuta l'audio, così almeno avete una descrizione dettagliata. Allora, come vedete, ho spostato col tasto destro del mouse la visuale, mentre col tasto sinistro, come vedete in questo caso, sposto diciamo proprio l'animazione. Poi se vedete qui in alto a sinistra, mentre sposto la visuale, questa cosa si sposta. Infatti come vedete, vedete tre colori, il blu il che sta vicino alla Z, il verde che sta su Y e il rosso che sta su X. E questo è fondamentale, diciamo, ci permette di capire in che posto, diciamo, in che visuale stiamo vedendo il piano, perché appunto, diciamo, questa parte ci si fonda sopra all'asse cartesiano. Infatti se appunto abbiamo i tre punti X, Y e Z, che appunto un piano, diciamo, rappresentano le tre rette fondamentali di un piano cartesiano in tre dimensioni, perché appunto nel piano cartesiano in due dimensioni abbiamo semplicemente l'asse delle X e l'asse delle Y, che sono rispettivamente l'asse delle ascisse e l'asse delle ordinate, quindi ci permette di vedere in 2D. E quindi vedendo in questo caso in 3D, si aggiunge un terzo asse di fondamentale, che è l'asse delle Z, che quindi ci permette di vedere oltre alla larghezza e all'altezza, e ci permette di vedere anche la profondità. Mentre quelli che vedete in grigio, gli altri tre punti, sono fondamentalmente, servono necessariamente per una cosa, diciamo, la parte opposta, la parte negativa di quello che si vede. Ad esempio, con l'asse delle Y, quindi quello che vedete in alto verde in questo momento, ci permette di vedere dall'alto fino a 0. Invece quello in basso ci permette di vedere da 0 fino a meno infinito, quindi verso il basso, e così rispettivamente anche le altre due rette. Poi come vedete ho appena spostato verso in avanti e verso indietro, e questo è fondamentale per un'altra cosa, per spostarsi velocemente. Ora come vedete ho selezionato la camera, infatti in basso a destra vedete, diciamo, vedete la preview, ovvero cosa vede la camera in quel preciso istante. E quindi, come vedete, le sezioni grigie, cioè queste rette grigie sopra le frecce,
tra la freccia verde e la freccia blu e la freccia rossa e la freccia blu, queste diciamo rette, è il raggio d'azione della camera, quindi la camera in questo caso vede tutto quello che c'è in mezzo a queste rette. E normalmente alla creazione del progetto il programma la crea in automatico e quindi in questo modo ci permette di vedere, diciamo, di avere una camera già di default. Normalmente quando vanno a creare le cose all'interno di questa schermata, si creano in quest'area di visualizzazione della camera e diciamo questa di default. Poi, come vedete, poi ho selezionato quel disegnino, lo spread del sole, e come vedete ci sono delle linee gialle che vanno verso il basso. Quindi semplicemente quelle linee gialle servono, se quello sarebbe quel sole, sarebbe appunto una luce direzionale e quindi e le luci gialle che vedete è la direzione in cui va la luce. In questo caso la luce è di quel colore giallo che avete visto sulla destra, che vedete appunto anche ora sulla destra, sulla sezione color. Mentre ci sono altri tipi di luce che vanno in più di una direzione, anche in tutte le direzioni. E appunto hanno nomi diversi semplicemente, però anche in questo caso vengono create di default. Poi non so se avete notato, ci sono quelle delle linee, diciamo delle frecce, che sono sia nella luce sia nella camera, che sono quelle, sono verde, rosse e blu. Appunto stesso discorso per il piano cartesiano, indicano la direzione rispettiva, quindi blu per Z, verde per Y, rosso per X, e quindi hanno loro stesse una direzione. Appunto, cliccando sulla freccia, in questo caso il sole e poi la camera, si può spostare solamente in quella direzione. Invece, andando a cliccare sopra ai quadratini, si può spostare appunto in qualunque direzione, e appunto in quella sezione del campo cartesiano. Poi, infatti, questo si chiama appunto la parte in cui si possono muovere gli strumenti, cioè le cose che si vedono all'interno appunto della scena. E quindi non la scena stessa, bensì quello che c'è all'interno. Poi abbiamo i rotate tools che ci permettono di ruotare i vari oggetti che stanno all'interno. Infatti, non solo abbiamo diciamo, spostarli nelle varie direzioni, ma possiamo anche ruotarli. Infatti, come vedete, ora si nota bene col sole, diciamo con la luce, perché in questo modo possiamo tranquillamente visualizzare, cioè spostando, diciamo, muovendo il simbolo del sole, muoviamo la luce e quindi, come avete notato, cambia. Ora siamo qui su scale, che in questo caso non cambia granché, diciamo, è utile per oggetti veri e propri. Cambia semplicemente la grandezza dell'oggetto. Poi stiamo qui nella penultima sezione, che ci permette di vedere l'oggetto nella sua interezza senza doverlo vedere con le frecce per spostarlo, per ruotarlo e per ingrandirlo, e quindi vedere l'oggetto in sé e per sé. Poi in questo caso possiamo vedere benissimo la luce che abbiamo spostato da destra a sinistra. Infine abbiamo quest'ultima sezione che ci permette di vedere tutte le sezioni che abbiamo appena visto in un'unica
volta, diciamo, senza dover selezionare una alla volta, ne selezioniamo questa e vediamo tutto, diciamo. Poi, come vedete, ho aperto una cartella e qui lì ci sono le scene. Questo perché in questo caso, come vedete, l'ambiente lavoro in cui c'è la camera e la luce è una scena in cui si lavora tranquillamente, però ci possono essere problemi. Immaginatevi di creare un omino che cammina e quindi lavoriamo in questa scena tranquillamente. Però se andiamo più, che ne so, più a destra, più a sinistra, comunque in un'altra direzione, e quindi andiamo a creare un'altra, diciamo, un'altra cosa, un altro momento, che ne so, mentre qui creiamo un omino maschio, di là creiamo un omino femmina, oppure un appartamento dove l'omino può correre tranquillamente. Diciamo, a lungo andare possono nascere delle problematiche. Semplicemente il discorso è questo: come problematica principale può esserci il discorso che diciamo, le varie camere possono interferire tra di loro e una vede quello che dovrebbe vedere solo un'altra, e quindi diventa un po' un problema. E quindi si creano varie scene che devono fare solo una cosa. Magari questa camera vede anche l'omino bianco, c'è l'omino bianco, l'omino femmina, e quindi si creano due scene, uno per l'omino maschio e l'altro per l'omino femmina. Questo è quanto. Poi vediamo in alto tre simboli, quindi play, stop e step, e che quindi ci permette, cliccando ad esempio su play, di vedere esattamente quello che vede la camera. Quindi cambiamo da appunto la scena, il momento, da scena a game. Poi abbiamo pausa che ci permette di stoppare e infine abbiamo step che ci permette di andare avanti. Poi infine abbiamo, come vedete, sotto scena abbiamo shaded. Cliccando lì sopra possiamo cambiare la grafica di visualizzazione la grafica di visualizzazione della scena. Poi accanto cliccando su 2D vediamo la grafica in 2D, perché appunto ho creato il progetto in 3D. Poi abbiamo il simbolo appunto della luce che è sempre attivo, quello del volume e infine quello della grafica. Poi per ultimo abbiamo il Vision Game l'Asset Store che ci permette di acquistare o scaricare in modo gratuito varie tipologie di grafica. E in questo caso io ne ho salvate qualcuna, appunto dove sta il simbolino del cuore, che è fondamentale salvarla perché intanto perché così se poi in futuro dovete scaricarla non dovete perdere chissà quanto tempo. Però la cosa fondamentale è che creando più progetti non è che basta scaricarlo una volta e l'avrete per sempre. Ogni volta che create un nuovo progetto dovete riscaricarlo, anche se l'avete acquistato. Quindi l'acquisto rimane, però dovete comunque riscaricarlo per ogni progetto. Ecco ragazzi, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.